Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Leon Trip, bentornati in un nuovo episodio di Mr. Preppers. Siamo ancora qui con Mr. Preppers per andare avanti con la nostra avventura. Quindi, Inspect Grab, proviamo. L'ultima volta avevamo detto che provavamo a smantellare questa cavolo di cassa in caso gliela rifacciamo, perché ho visto che si può ricraftare. Scusa. Io provo a smantellarla e poi... Ma vediamo se si incazza. Che ne so. Perché qua dal libro credo c'è. Questo credo che lui mi dica, Reed. Vabbè, ma ci ha dato 4 stellette l'ultima volta, non è che. Credo che ci vada. Cioè, qua non c'era la cassa in realtà. Oh, secondo voi se ne accorge? Qua c'è un tappeto. Towel. Qua dice che sono gli equipaggiamenti standard della casa. E abbiamo consumato un po' tanto qui, vedete che siamo al limite, limite, riccio, riccio. 10 acque usate per giorno dall'ultima visita. Non dobbiamo consumare così tanto, eh. Ah, scusa, dobbiamo mangiare. Va bene, siamo partiti subito craftando, ma qua è meglio mangiarci qualcosa. Allora, mangiamoci queste scatolette, proviamoci. Abbiamo delle bacche ancora. Avevamo preso le in frigo, anzi no, tienitele. E io mi mangio it, una di queste, due di queste. Tanto credo che queste, ragazzi, non it. Perfetto, perfetto, perfetto. Andiamo a cucinare qua. Cacchio vai, Mr. Prepper, devi cucinare. Dove vai? Ok, andato qua. Io mi vado a cucinare sta roba. Delle bacchette qui me le mangerò così. Se non vanno a male. Mettiamo giù in frigo queste cose. Ecco qua. E ne abbiamo ben 6 adesso. Queste Vention qua. Cos'è che si può fare con il Vention? Vention, Vention. E il chicken. Vediamo Vention e chicken. Allora. Aumento ricette. Ah, ma con 4 di chicken il pollo arrosto. Oh cacchio. Con una di chicken. Ah no, ok. Ah no, aspetta. Questo possiamo fare un pollo intero con 4 cosce di pollo. Mentre con tutto il pollo crudo possiamo fare tipo il pollo arrosto. Ok, va bene. Quindi questo invece è roasted boar. Di boar di cinghiale, cos'è? Ma io non ho. Ah, eccolo il Vention. E possiamo fare un Vention arrosto qua. Senza niente? Senza niente, incredibile. Blueberries, va bene. Ma ricette proprio potete. Le bigos. Ah, possiamo farci le bigos, vedete, con una cosciotta. Però servono 3 cavoli. E che cavolo. Marmellata di carote. Col vetro? No, il vetro no. La zuppa di cavoli e la zuppa di carote. Ne servono 5. Benissimo. Noi di carote ne abbiamo 10. Quindi possiamo farne anche 2. Vediamo un po'. Sì. Due zuppette di carote. Possiamo farle così semplicemente. Poi vabbè, per questa qua credo che sia prepotente. Ma servono tutti i vari cosi. Va bene. Proviamo ad andare a piantare un po' di cose prima di andare a dormire. Perché secondo me... Prendiamoci un po' di acquetta qui. Qua, mangiati sta roba perché tanto... Visto che... No, 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 vai, vai. Vai! Va bene, poi vediamo se va male. Torniamo in inventario. Speriamo di ricordarsi. Non è vero. Mi serve questo. Open. Allora, questo qua cos'è? To grow, garbage, gabbe, no, garbage, scusa, no, garbage. Allora, ok. Quick plant, poi facciamo così, tac, quick plant, tac, quick plant, poi andiamo a dormire, quick plant, e acquetta, tac, tac. Tanto 5 ne dovremmo portare, no? Vediamo, raga. Avanti. E purtroppo la luce stiamo messi male, no? Vedete?
praticamente al massimo. Io non posso mettere più lucidi così. Dovrei mettere la workbench a livello 2 e provare a prendere il generatore. Però come faccio senza pietra? Questo è un problema. Allora, supermarket. Adesso vogliono finalmente i giornali. Vai. Che li prendo i giornali poi. Va bene. Il problema è questo. Il fatto è questo adesso, no? Che questi hanno tre bancali da vendermi. Io ho 37. Però alla fine vado in bolla. Che palle. Ma noi che dei soldi che ce ne famo alla fine dei conti, no? 30. Proviamo, andiamo in bolla, raga. Oh. Perché qui non posso andare assolutamente a fare nient'altro. Qua io non ho più legno. È proprio. Andiamo a vedere così, ma. Due passi ce li facciamo. No, ma io qua non ho più legno. Cioè, non ho più niente da prendere. No. Avrei queste trappole, ma verrei a recuperarle più avanti. Comunque adesso da mangiare ce l'abbiamo. Poi quello si incazza, che dice che abbiamo troppa roba da mangiare. Vai, vai. Ragazzi, facciamoci il solito giro classico anche in questo episodio. Anche se ho capito che potrebbe essere utile. Allora, facciamo così, grabber. E così, anzi, facciamo un po' così. No. Grab. Ok. Maledizione, no, qua non c'è più niente. A parte le bacche respawnano. Però il legno no. Ah, cacchio, siamo stanchissimi. Beh, fatti un ultimo giro qua. Eh sì, siamo stanchissimi, è vero. Dai, 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 Mr. Prepper, fammi uno sforzo, l'ultimo sforzo. Bene. No, ce ne torniamo a casa, raga. Per forza. Qui in legno non ce n'è più. Sono più tronchi. Maledizione. Maledizione. Ah. Vabbè, ma scusa, me ne hai prese queste? Prendimele. Il nostro preparedness è un po' bassino, attenzione. Dai, no, niente, raga. Il legno non ce n'è più, quindi che si fa? Oddio. No, fai. No. Nap. Per carità. Scusati un attimo. Ok, basta dormire. Dormiamo dopo. Eccoli qua, disassembla tutto. Sapete che credo che non bastino neanche? Fa 59 in realtà. 64, mamma mia. Forse ne abbiamo preso anche un po' troppo. Ora vediamo un po', eh. Adesso 50 di legno ce l'abbiamo. 64, mettine 5. No, 50. Può separare 50? 50. E lo mettiamo qua. Se io chiudo, mi ritorna? Sì. Mi ritorna giù. Allora, 50 di legno, 20 di metallo, mamma mia, e 10 di vetro. Cercate di guadagnare un po' di soldi in più. 10 di vetro, eh. Bisogna anche vedere se quello si incazza. Secondo me no. Dov'è la cassa qui? Qui. Allora facciamo così. Qui nella cassa ci mettiamo, separa i nostri 50. Che almeno non ci sbagliamo. E li mettiamo giù. Perfetto. Ma possiamo venderle ste lettere? Ma penso di no. Tanto le abbiamo già lette. Stanno qua ad occupare un sacco di posto per niente, quello è il fatto.
Potrebbe vendere anche l'acqua, secondo me. Vabbè, andiamo a dormire, dai, ho capito, Mr. Prepper, datti una mossa. Vai a dormire, che ci dovrebbe essere anche l'ispezione tra... Non mi ricordo quanto. Forza. Oh, no, no, sleep, sleep. Sleep totale. E uno step è fatto, perché comunque... c'è oggi. Uno step è fatto perché in pratica... Vabbè, l'acqua non la prendo allora. Abbiamo fatto già il legno, adesso serve il ferro. Il ferro e il vetro. Ma il ferro dove cacchio lo prendiamo? È quello il fatto. Vediamo un po' quanti soldi abbiamo fatto qua, ma... Allora. Questo vuole ancora gli scaffali. 5 di legno e ce li abbiamo. È il libro che si fa con uno di legno. Allora, aspetta un attimo. Uno di legno, due libri, 10 di legno. Scusa, 5 di legno. Vado a guadagnare 10 con i libri. No, 5 per 2, 10. Mentre questi con 5 di legno ci vado a guadagnare 15. Poi invece con 3 di legno, 7. Eh no, conviene questo. Conviene sempre questo. Allora, facciamolo. Tanto che aspettiamo il tizio. Eh sì, perché vedete, 5 di legno e ci fa questo. Andiamo a vedere se abbiamo abbastanza soldi per ricomprarle, quello è il fatto. Andiamo qui a vendere sta roba. Vai, vendi. Prendiamo 15 monete toste, ne abbiamo 8. E credo che non possiamo nemmeno comprare il bancale, vero? Perché costa... Ah, non ce l'ha nemmeno. Non ce l'ha, non ce l'ha. Quindi no. Niente, dobbiamo aspettare il giorno dopo. Perché il bancale non mi ricordo quanto costava, però sicuramente è a questo da 20, ma... No, grazie. Anche questo lo possiamo prendere? Cioè, inspect, tipo... Facciamo open. Dobbiamo buttare delle robe. Qua non serve, qua non serve. No, scusa, qua non c'è più niente. Ma sta roba la possiamo... Ma aspetta un attimo, sta roba la cuocio. No, cacchio, ho preso l'acqua. Porca. Vabbè, sta roba qua la posso cuocere, dai. Prima che mi vada male. Vai. È già tutta rossa questa. 3. 4, perfetto, questo è hit, basta. Giusti due frullatini, tac. Dai, lo stiamo facendo. Possiamo venderli sti frullati? Cioè, nel senso, qualcuno me li compra? Perché se qualcuno me li comprasse, grasso che cola. Andiamo a vedere, che non mi ricordo più. Allora, che ore sono? Vado a coprire tutto. I frullati, mi sa che è al supermercato, no? Non posso vendere niente al supermercato. Sono dei bastardi patentati al supermercato, vedete? A lei posso vendere... No, solo roba... No. A lui posso vendere i minerali, ma i minerali non ce li ho. A lui no. Lui le piume, la caccia. Potremmo anche recuperare quelli di caccia e andare... Cazzo. Arrivo! Sono nudo! Aspetta! Arrivo! Sono nudo in bagno! Mi sto vestendo! Un attimo! Aspetti! Ah, ok! Sono vestito! Va, venga, venga! Perdonami! È arrivato in un momentaccio, signore! Vada tranquillo! Guarda, con tutta roba! Madonna! No, ma è tutto a posto, Non ho fatto niente l'ultima volta. Ancora tutto come prima. Non guardi sotto i suoi piedi, No, no, no. Cioè, assolutamente niente. C'è niente lì. No. Bene. Complimenti per gli occhiali, comunque. Sempre gli stessi. Stesso vestito. Beh, anche noi non scherziamo, comunque. Cioè, non è che... Noi con i vestiti, vabbè. Non è che stiamo qua a fare... Vabbè,
Vada, vada, cos'è? L'acqua? L'acqua purtroppo mi è scappato un attimo la mano così. Mi sono preso 5 in più, purtroppo. Ce l'ho ancora addosso, però se le vuole gliele ridò indietro, no? Così. Cosa, cos'è? No, qua non c'è niente, perfetto. Quindi, dove va? Camera da letto, non c'è niente. Occhio al computer, non accendi il computer per favore. E non guardi la cartella dove c'è scritto XXX. Non, si è scaricata da sola. Io quella non. Assolutamente non l'ho toccata. Se vede la cronologia si potrebbe essere anche un yup. Però non sono stato io, era già lì. Era già, tutto a posto comunque, no? E vabbè, comunque un uomo si dovrà pure svagare in qualche modo, eh. Cosa è successo? Però intanto vedete, eh. Il livello del sospetto è sceso, è sceso. Sceso. Come? L'acqua. Consumiamo meno acqua del solito. Vabbè, dai, quindi, eh. Tutto a posto. Sospettosi, nessuno. 5 stelle. Abbiamo preso le nostre. Credo prime 5 stelle, in realtà. Quando viene, scusi? Lei viene adesso. Una, due, tre. Ah, ok, tra 4 giorni. Quindi meno diventa sospetto, più tempo passa prima che venga a controllarvi ancora. Perché fate i bravi, vedete? E quindi lui dice: ma sì, dai, stai facendo abbastanza il bravino. E secondo me puoi anche meritarti un giorno in più di relax. Molto bene. Sapete che non so che cacchio fare? Questo è il problema. Perché io potrei anche andare a costruire un altro di quegli affari là, ma. Non. Cioè. Questo non lo vuole più. La sedia. Libri non ne abbiamo. No, vero, non abbiamo mica dei libri. Fatemi vedere. Sì, vabbè, Discover qui. È un cover, volevo dire. Però non abbiamo mica libri, no. Fatemi vedere, ma. Non credo. Libri, libri, libri. Qui no, là no. Abbiamo 23 monete. Abbiamo un giornale. Chi è che ce li dà sti giornali? Cioè, ce li danno in automatico sti giornali? Scusami, eh. Volevi i giornali, ma volevi i libri. Che schifo. E con i giornali, nessuno. Vabbè, vendiamoci un po' di terra. Giusto? Ne abbiamo di terra. Non lo so, però io una ventina me le venderei. A 10 ne vuole. Dai, con la terra. E? Che terra questa? No! No, è il legno. Abbiamo venduto veramente il legno? La terra volevo vendere. Credo. Ah, no, non. No, non la vuole. Sì, ma no, nulla. Annulla il coso. Come faccio ad annulla? Non la voglio più vendere. Aspetta, porcaccia la miseria. Quanto cacchio ne è rimasto di legno? 9. Che faccio sto cacchio? 9 per 1. Però io lo vado a comprare. La cazzata, vero? Vado a comprare. Ah, porcaccia la miseria. Dov'è che vendi il legno? È 20 per 10. No, ragazzi, ho fatto una stronzata. Scusatemi. Scusatemi, eh. Una cagata, no, vado a ricaricare la partita, non so come si faccia a annullare. E quindi ricarichiamo, va. Che ore sono? Le 16:30. Alle 16:30. Rieccoci qua, tornati. Sono le 16:25, vabbè, non sono proprio le 16:30, ragazzi. Vabbè, qualche minuto in più. E adesso ho venduto la terra e non il legno, ma penso che anche prima avessi venduto. Ah, non posso, scusate, dovevo ancora. Un coverare qua, sì, perché ho rifatto tutta l'ispezione. Però è un peccato che non ci sia il modo di annullare l'ordine, insomma. Ecco, ma non si sbaglia che fa. Comunque, a parte il fatto che pe pensavo prima di aver fatto giusto, presumo, e lui mi abbia sostituito le due caselle, vabbè. Però, comunque non è cambiato niente. Alla fine, per sicurezza, mi sono dato a rifare tutto e va bene, dai, così almeno stiamo più sicuri. Quindi, a parte ciò, io adesso vado a innaffiare le mie colture. Mamma mia, l'acqua se va, eh. Sono le mie colture. E vado ad annaffiarle. Momento. Ok, cioè si potrebbero anche vendere a un certo punto, eh. Comunque va bene. Un po' di soldi adesso me li sono fatti perché, detto, mi sono fatto 10 minuti in più.
Perché sono andato a vendere la mia terra. Ecco. E quanta terra c'è rimasta? Adesso andiamo a vedere, ragazzi, nell'inventario. Non serve più adesso che andiamo giù a craftare cose perché non abbiamo più niente da vendere. Quindi direi di andare a vedere questa cosa qua. Prima di tutto. Andiamo a mettere giù l'acqua. No, possiamo anche andare a mettere giù l'acqua, sì. Però nel frattempo abbiamo rimasto 35 di terra. E ok, va bene. Dov'è l'acqua? Qua. 35 di terra. Stiamo calmi con le colture qua, perché altrimenti qui non possono raccogliere queste cose. No, ancora no, manca poco però. Poi vedremo. Potremmo anche fare un giro a bacche. Ecco. Secondo me questa è un'ottima idea. Tanto adesso i succhi ce li siamo fatti. E se noi andiamo a fare un giro a bacche e poi le vendiamo alla signora. Vedete che queste respawnano sempre. Cioè, io potrei fare così. Cioè, potrei andarle a prendere le bacche. Mamma mia, attenzione, genialata. Che non ci ho pensato prima? No? Tanto qua ne prendiamo. Ecco, vabbè, una. Vabbè. Però se noi ci facciamo il giro del boschetto. Vediamo vedere qua. Anche qua. Tipo, so che magari il giro del boschetto è un po' una palla, però noi acceleriamo, che ci frega. Vedete? Andiamo qua. Tac, acera. Ok. Lo facciamo così. Quindi, tac, grabbalo. Andiamo a vedere di qua. No, 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 no. Qua non c'è niente. Andiamo dall'altra parte. Ecco, per esempio qui, grabba. Sì, ho capito, è notte. Qui grabba. Terrampelo. Perfetto. Poi qua vai su nell'altro piano. Che cacchio è? Dov'è la stradina qui? Eccola. Vai. Perfetto. Vediamo queste bacche qua. Grabbala. Grabba la bacca. Grabbala. Qua si va verso l'uscita, no? Vai. Usalo. E vai a casa. Vai a casa. E abbiamo fatto un giro a bacche. Quante bacche abbiamo tirato su? Punto di domanda. Fammi vedere. Noi abbiamo tirato su. Dove cacchio è? Sei tu? Sei tu. Vabbè, 10. No? Le vendiamo e sono 10 soldi. Vendile. E se ne è rimaste anche perché. Ah sì, se ne sono rimaste 8. Beh, le mettiamo in frigo, gliele vendiamo domani. Beh. Giusto? Le vendiamo domani. Ne vuole 10, non ne vuole di più. Però. Lì, secondo me, è una buona fonte di guadagno. Visto che comunque respawnano continuamente. Invece di stare lì a fare mobili, legno, vado a prendere le bacche, poi gliele vendo la tizia. E sono già 10 monete in più, a gratis praticamente, no? Solo di manovalanza. Cioè noi raccogliamo e vendiamo. Fine. Tanto quelle respawnano. Secondo me possiamo. È un buon investimento. Certo, una rottura di palle, però stare lì tutti i giorni, andare là a raccogliere robe. Tanto queste avete visto che. In pratica vanno a marcire istantaneamente queste cose qua. Cioè, quindi mettiamole qua. Qua ce ne beviamo. Bevi. Ma sì, bevine due, anche se non è esattamente l'ideale. Qua adesso è un giorno nuovo. E quindi noi a Jenny andiamo a vendere altre bacche. Cioè, praticamente abbiamo fatto 18 soldi. No? Ce le ha già portati, tra l'altro. Perfetto, che abbiamo fatto in tempo. Grandissimo. E quindi abbiamo fatto 18 soldi. Qua quanti. Seed. Potremmo anche prendere i carote qua, com'è che si chiamano? Va bene. Poi prendiamo queste due. Anzi, fai anche tre. Adesso siamo sboccioni. Trade. O no? 2 ore. Quanto metallo abbiamo noi nel nostro inventario? Ma i 2 giorni sono passati però, Vabbè, comunque ragazzi. Beh, facciamocene un terzo, dai. Facciamocene un terzo. Oddio, il tempo mio sta un po' scadendo,
3 di metallo. Va bene. Facciamo così, dai, facciamolo veloce. Nap. Dormiamo. Riposino tattico. Non ha sonno. Vabbè, allora stiamo un attimo fermi. E acceleriamo semplicemente il tempo. Vai, 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 arriva, arriva. Perfetto. Potremmo anche farci il mobile da andare a vendere, ma che se ne frega a sto punto, no? Vai, 12, 11. Aspetta un attimo che c'era un attimo, un altro po'. Grande, no? Grande Bob! Sei tu, Bob. È numero uno. Uno! No, niente casina, via. Andiamo a smantellare ste robe. Dismantle. È un po' così, eh. Tac, dismantle. Beh, questa. Dismantle. Perfetto. Queste due dismantle. E abbiamo già recuperato un tot di ferro di 11 di metallo. Ed è, funziona però, sta cosa, no? 11 di metallo, cacchio. Ne servono 20? Servono 20, secondo me. Sì, turn. E 20 di metallo e 10 di vetro. Ok, ragazzi, ci siamo, eh. Ho visto che quella è una fonte di guadagno praticamente infinita. Io farò sempre così, allora. Nel prossimo episodio vedremo che... Ah, ma posso comprare direttamente il vetro così, senza comprare... No, questo lo posso vendere. Chi è che mi vende il vetro? Uno. No, però mi vendono le lampadine, se non sbaglio, vero? Ah no, questo no, al supermercato no. Perché mi vendono ste cacche di lampadine. Qua le vendevano. Vabbè, oggi non ce le hanno, ma di solito le vendono qua. Quindi è probabile... Beh, io posso anche distruggere le mie, che se ne frega di queste lampadine. Poi ce le vado a rimettere una volta. Scusi, signora, lei che vuole? Kate. Oh, Kate. Ah, che bello, sal sugar. E non ce l'ho, sugar. Ah, non ce l'ho. Ma glielo devo dare, lo sugar, questa? Sti cacchi? Se io non glielo do, non ce l'ha neanche il supermercato. Ah, cacchio, sì, ce l'hanno. 10, dai, vabbè, dai. Porca miseria, ma come? Ma proprio adesso? Aspetta, sta arrivando lo zucchero, sì, già. Dammi un po' di zucchero, baby. Oddio, no, meglio di no. È orrenda. Va bene. Così, adesso arriva lo zucchero, eh. Stia lì un attimo. Va bene. Facciamo un riposino un attimo. Tanto che il corriere arriva, signorina, e poi le do lo zucchero. Tranquilla. Ok. La signorina se n'è andata. Sì, vabbè, ma non ha proprio minimamente... Scusi! Ma mi dia un secondo! Ho lo zucchero! E niente. Signorina? Signorina? Vai praticamente a fare, vedete? Vai a fare delle buone azioni e questo è quello che ne consegue. Porca miseria, oh. Va bene. Allora, scusatemi però, prima proviamo a fare una roba del supermercato qua. Quanto è rimasto 13 di cash, porcaccio cash. Spendo tutto. E va bene. Ma spendiamo tutto, farò passare 2-3 giorni off camera dove io praticamente andrò a prendere ste bacche, le venderò, andrò a prendere ste bacche, le venderò, andrò a prendere ste bacche, le venderò, bla bla. Così. Così mi faccio ancora altri soldi e nel prossimo gameplay, ragazzi, allora andremo a cercare di finire questo progetto. No, perché poi mancherà solo il vetro. E il vetro possiamo prenderlo dalle nostre lampade. Oppure vedremo in giro se riusciamo a prendere qualcosa in più. Magari rompiamo anche qualche bicchiere. Vediamo di arrivare. Tanto il vetro dovrebbe essere 10. E poi è finito, no? Abbiamo finito il vetro, insomma, ecco. Se no, possiamo vedere della terra? Scusa, che tanto non me ne faccio niente. Probabilmente sì. Oggi cos'è questo qua? No, legno no. Terra non ne vuole, vero? Quindi la terra, cacchio. Trade metal no. Trade wood no. No, non possiamo venderla. Va bene, ciao Bob, come stai? Io capisco che tu possa girare sempre avanti e indietro, ma dammi sta roba, grazie. E prendiamo questo, lo andiamo a smantellare, andiamo a dormire, ragazzi. E noi ci vediamo praticamente al prossimo episodio.
di Dismantle, che secondo me è una figata. Sì, ok. Stiamo facendo un po' tutto con calma e avete ragione. Però, ma sì, dai, ci sta ogni tanto. Ok, perfetto. Adesso vado a salvare. Vedete qua, adesso metallo ce l'abbiamo, vero? 13, ne manca poco, dai, 20, ci siamo quasi. Quindi, grazie a tutti per essere stati con me, ragazzi. Noi ci vediamo alla prossima. Ricordatevi di lasciare un like e un commento qua sotto. Ditemi la vostra, insomma, su questo Mr. Prepper. Lo state aspettando anche voi? Lo prenderete quando uscirà? Ditemi voi cosa ne pensate, ecco. E comunque va bene. Non posso ancora dormire, però ricordatevi, ragazzi, il like è molto importante perché per voi è gratis, ma a me cambia la qualità della vita. Noi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti per essere stati con me. Ciao, raga.